Volete comprare un faro? Sono bellissimi, sono in vendita. Come fare per acquistarli? Lo spieghiamo nelle nostre idee di valore. E chi è meglio di chi ha lanciato questa iniziativa Valore Paese ci può parlare di un'idea di valore come quella di oggi, quella dei fari? È il numero uno dell'Agenzia del Demanio, essendone il direttore Roberto Reggi in collegamento da Roma per noi. Benvenuto. Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo di fari, ma non soltanto di fari, anche di cammini, perché insomma l'Agenzia del Demanio sta cercando di valorizzare, se vogliamo dire, insomma, di vendere anche quelle che sono delle strutture meravigliose, ma che non avevano più un'utilità come quella originaria e che possono essere, vista la loro bellezza, decisamente incredibile, vedrete poi delle immagini, insomma il nostro paese non ha davvero eguali da questo punto di vista, vengono valorizzate e vendute e magari appunto vengono realizzati degli hotel, boutique di lusso oppure delle residenze di privati. Allora parliamo di Valore Paese Fari, sono arrivate ben 23 proposte, ci racconta questa iniziativa, dottor Reggi? Sì, molto volentieri. Beh, innanzitutto non sono vendite, ma sono concessioni, perché si tratta di beni indisponibili dello Stato che hanno ancora un valore strategico in quanto effettuano ancora l'attività di segnalamento sui nostri mari, quindi non possono essere venduti. Però avendo la struttura di base del faro in stato di degrado avanzato, perché non ci sono più i guardiani come un tempo, essendo state automatizzate tutte queste postazioni, queste strutture di base rischiano appunto di degradarsi progressivamente. Allora, di concerto col Ministero della Difesa, che ha la titolarità di buona parte di questi fari, abbiamo deciso nel 2015 di avviare questo progetto, che consiste nel recupero appunto di queste strutture di base, alla base dei fari, trasformandole in luoghi di residenza, in particolare destinate al turistico alberghiero, ma non solo, perché tra le 23 proposte che abbiamo già ricevuto e che sono già state aggiudicate, abbiamo una serie vastissima di iniziative. L'obiettivo è comunque quello di trasformare quello che oggi è un costo per il Paese, cioè la manutenzione di questi beni e la messa in sicurezza, in un ricavo e in un'iniziativa di attivazione di investimenti in collaborazione con i privati, ed è questa un po' anche la novità importante, cioè non facciamo ricorso a risorse pubbliche per recuperare questi beni, ma chiediamo, ci offriamo al mercato dopo aver regolarizzato i beni, quindi aver risolto tutte quelle questioni che burocratiche che magari appunto frenavano un po'. Intanto abbiamo visto queste immagini, esatto, meravigliose, come vi avevo promesso. Reggi, facciamo già un bilancio, abbiamo detto 23 le proposte per aggiudicarsi i fari, non sono vendite, diciamo è un'aggiudicazione, finisco in mano ai privati, ma è una concessione che fa lo Stato. Un bilancio, lei ha detto che sono arrivate tante proposte, ovviamente non le chiedo di entrare troppo nel dettaglio, ma quale delle varie proposte l'ha un po' incuriosita? C'è qualcosa di particolare, una residenza per turisti molto particolare che qualcuno ha avanzato come proposta? Beh, il modello Rifugio Faro è molto interessante, in particolare alle Isole Tremiti, la società che si è aggiudicato questo faro realizzerà questo luogo per chi ricerca la solitudine, ricerca luoghi di meditazione, ovviamente in un contesto splendido come appunto quello delle Isole Tremiti. Oppure in realtà ci sono altre iniziative, prevalentemente sono tutte residenze, resort con ospitalità di alto livello, così anche con ristorazione di alto livello, ma luoghi dove è possibile anche imparare ad andare a vela, imparare la fotografia, appassionarsi di osservatori che guardano il mare, in particolare per il faro di Maiori che si è aggiudicato il WWF, per cui c'è un'articolazione davvero varia che passa appunto dai resort ai musei dedicati al mare. E anche appunto a chi vuole un po' di meditazione, dottor Reggi, prego concluda.
No, il bilancio è molto positivo, i primi due bandi si sono conclusi, appunto abbiamo aggiudicato 23 fari, il terzo l'abbiamo completato per quanto riguarda la raccolta di progetti, ma li stiamo aggiudicando in queste settimane. I primi 23, dicevo, aggiudicati ci portano un'entrata molto significativa, parliamo di 15 milioni e mezzo quasi di euro nel periodo di concessione, la concessione può arrivare fino a 50 anni, investimenti per 17 milioni da parte dei privati con un indotto di 60 milioni di euro e 300 operatori che lavoreranno in queste strutture. Ecco, tenete appunto, conto che oggi queste strutture ci costavano. La possiamo già quindi stimare in 300 persone che lavoreranno in queste strutture? Sì, su questi primi 23 fari saranno 300 gli operatori impiegati, quindi questo progetto determina una entrata corrente, un'attivazione di investimenti diretti e indiretti e assunzioni di parecchie decine di persone appunto diffuse su tutto il territorio. Lei ci ha raccontato un po' di queste idee. Quali sono stati i criteri di valutazione al momento dell'aggiudicazione dei fari? Su cosa vi siete basati? Beh, innanzitutto sulla qualità del progetto, anche perché essendo questi beni incardinati in luoghi splendidi, con dei vincoli, potete immaginare, anche della sovrintendenza notevolissimi, abbiamo dato un peso rilevante alla qualità progettuale e meno rilevante all'offerta economica, quindi il 60% dell'offerta, il peso del 60% alla qualità e il 40% all'offerta economica. Con l'ultimo bando, quello che è appunto il terzo che stiamo valutando in queste settimane, abbiamo addirittura aumentato il peso alla qualità progettuale, passando 70% alla qualità e 30% all'offerta economica. E devo dire che grazie a questo criterio, con una commissione di esperti, sui quali non abbiamo avuto di fatto sostanzialmente nessun ricorso, proprio dei numeri bassissimi, siamo riusciti a indirizzare su ogni faro la vocazione, pensiamo, ideale proprio per la struttura, per le sue configurazioni. Benissimo, insomma ci ha appena spiegato il nostro ospite che non è il criterio economico, il criterio principale, tutt'altro, anche perché l'abbiamo visto, sono davvero un patrimonio importante per il nostro paese da valorizzare, perché è stata proprio la premessa che ha fatto il dottor Reggi, un po' cadevano a pezzi, era davvero un peccato lasciare queste meraviglie, soprattutto sul fronte del panorama che offrono in un momento in cui un programma così bello come Meraviglie di Alberto Angela sta avendo un successo davvero senza precedenti. Ci fa piacere evidenziare anche noi con queste immagini il patrimonio italiano che va salvato. Però non soltanto i fari, dottor Reggi, perché io prima ho accennato anche ai cammini e ai percorsi, alla luce del grande successo che state riscuotendo proprio con queste iniziative, c'è anche un valore paese cammini. Qui è un po' più difficile, almeno a livello intuitivo, capire in che modo si possono, diciamo, dare ai privati. Come funziona il valore paese cammini, dottor Reggi? Beh, questo è un altro progetto che è partito lo scorso anno, nel 2017, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero delle Infrastrutture, che stanno puntando molto allo sviluppo del turismo lento. Cioè quel turismo fatto di camminatori che percorrono i cammini storici e religiosi, oppure degli amanti della bicicletta, quindi che percorrono da ciclisti le ciclovie. Per dare supporto a questi utilizzatori del turismo lento abbiamo messo a disposizione una serie di beni che si trovano proprio lungo questi cammini e percorsi. Beni che presi singolarmente non hanno... Un po' come il cammino di Santiago in Spagna, dottor Reggi? Ne abbiamo anche noi, magari sono meno famosi. Così. Beh, noi abbiamo la via Francigena che è molto famosa, per esempio, ma abbiamo la ciclovia Ventola, abbiamo la ciclovia del Sole, abbiamo l'Appia Antica, abbiamo il cammino di San Francesco, ne abbiamo tanti anche noi che stanno diventando sempre più interessanti anche per il turismo estero, per cui c'è un incremento notevolissimo di turisti che, oltre a camminare e andare in bicicletta, vorrebbero trovare lungo il percorso dei luoghi di assistenza e di accoglienza, e quindi è qui che noi abbiamo messo a disposizione dei beni che, dicevo,
prese singolarmente non hanno grande valore perché hanno diciamo, caratteristiche molto diverse. Partiamo dai caselli idraulici, che sono molto piccoli come dimensioni, fino ad arrivare ai castelli, passando per le masserie, i trulli, le case cantoniere. Però appunto, incardinati su questi percorsi, acquistano valore proprio in un progetto a rete. E devo dire che l'interesse nazionale e internazionale su questi beni proposti con il progetto che vi ho appena illustrato hanno avuto un riscontro C'è ancora tempo per Sono aderire, è 25... vero che la scadenza è ad aprile? Sì, in realtà noi abbiamo avuto 25.000 manifestazioni di interesse non vincolanti. 25.000? Su un centinaio di beni. Sì, sì. Impressionante. Di cui il 20% dall'estero. E su questi 25.000 manifestazioni di interesse sono poi tradotte in offerte economicamente rilevanti per il primo blocco di oltre 40 beni che abbiamo già messo a bando e che si è concluso. Un primo blocco di beni di dimensioni più limitate che abbiamo messo a bando privilegiando i giovani, in particolare quindi quelle associazioni, quelle cooperative, quelle imprese che hanno, nella maggioranza, hanno come diciamo, titolarità prevalente la presenza di giovani sotto i 40 anni, dove non è previsto un canone di concessione, quindi non c'è un affitto per il periodo di concessione che arriva fino a 18 anni, ma soltanto l'investimento iniziale per mettere il bene in condizioni di assolvere la funzione di accoglienza o assistenza ai camminatori e ai ciclisti. Abbiamo avuto un bel successo anche su questi e li stiamo aggiudicando trovando una bella appunto risposta tra i giovani, non solo, dicevo, del nostro paese, ma anche all'estero. È vero che sono arrivate offerte anche dal Texas? Sì, anche dal Texas, ma un po' da tutti i paesi. Curiosa la proposta di uno spagnolo che ha fatto 10 proposte su 10 beni diversi, evidentemente vuol crearsi una rete propria dove poter poi sviluppare una proposta imprenditoriale. Ma si è aggiudicato qualcosa o sono rimaste sulla carta le proposte? E siamo in fase di valutazione con le commissioni perché il primo bando appunto si è concluso a dicembre. È in corso il secondo bando che riguarda i beni più grandi, quelli che richiedono investimenti più corposi, e quindi con lo stesso meccanismo di aggiudicazione dei fari fino a 50 anni qui faremo anche la valutazione economica oltre che quella tecnica qualitativa. Insomma, una bella risposta che ci incoraggia a proseguire. Infatti 2018-2019 metteremo a bando 100 beni sia nel 2018 che nel 2019, quindi alla fine saranno 300 i beni pubblici che una volta recuperati saranno di supporto ai camminatori, ai ciclisti e ai ciclisti che amano il turismo lento. Davvero una bella iniziativa, allora noi continueremo a seguirla giusto per nel caso in cui avessimo, come immagino, incuriosito qualche telespettatore e qualche telespettatrice. I bandi si trovano sul sito dell'Agenzia del Demanio? Sì, il sito agenziademanio.it è in grado di rispondere a tutte le curiosità, anche tecniche, anche quelle più spinte, troverete tutta l'assistenza. È davvero facile partecipare a questi bandi e ci vuole un po' di spirito imprenditoriale e un'attitudine al sogno. E sicuramente un grande amore per il nostro bellissimo paese che davvero in termini di bellezza non ha nulla da invidiare a nessuno. Grazie a Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio. Grazie a voi. Ci diamo appuntamento più avanti nel corso di questo 2018 per rifare il punto su questa bella iniziativa. Grazie ancora. Molto volentieri, grazie, buonasera. Adesso ci separiamo, pochi istanti di pubblicità.